Amici di cucina per te, il momento è solenne. Pudo inaugura porcherie di classe e qui ci sguazziamo. Amici di cucina per te, benvenuti in SS Frank, la scialuppa di salvataggio per i bevitori allo sbaraglio. Quest'oggi buon vertigo, avocado, bacon, non possiamo sbagliare. Abbiamo in mente un abbinamento strepitoso per due di quegli ingredienti che io amo profondamente. Allora ho deciso di metterci due bollicine che amo profondamente. Perché non abbiamo deciso di metterci Franciacorta allo champagne? Perché hanno una vena amara che probabilmente non a tutti potrebbe piacere. Questo tipo di ricetta è sbarazzina. Ci vuole una partita di calcio, degli amici, una partita a risico, non lo so, qualsiasi cosa che possa essere sociale, e quindi abbiamo deciso di abbinare un prosecco superiore di cartizze di Canevel, che è un grandissimo classico, insomma è una di quelle bottiglie che dovrebbero avere tutti in ogni casa, che è in versione extra dry, quindi sostanzialmente non è amaro, non è aspro e va a complementare la grandissima quelli che sono l'avocado e il bacon, sgrassando anche un po' quelli che sono sia grassi animali che vegetali. Dall'altro lato abbiamo deciso di puntare su un prosecco un po' più particolare, andiamo sul dry, quindi è uno step di dolce a salire. Io li ho provati entrambi e secondo me questo potrebbe rendere ancora di più per chi magari non è un grande bevitore o di quelli regolari. Parliamo di vino franco e il prosecco superiore di Valdobbiadene. Come vi anticipavo, ha una tendenza al dolce che ovviamente, avendo l'avocado, sta alla grande, e essendo una bollicina sgrassa benissimo anche quelle che sono i grassi del bacon. Detto questo, io vi consiglio di fare una cosa: prendeteli tutti e due, li mettete a tavola e fate a gara a chi beve di più. A parte scherzi, non vi voglio istigare alla violenza alimentare sulle bottiglie di vino, ma mi farebbe piacere sapere voi che cosa ne pensate, quindi commentate qui sotto, ci date la vostra opinione sull'abbinamento, se avete qualcos'altro in mente siamo felici di starvi ad ascoltare. Io vi amo, il maiale pure, Pudo vi ha dato una ricetta strepitosa, le porcherie di classe sono partite, non potevamo iniziare meglio. Stay tuned, I love you.